È importante la letteratura per capire in che tempo viviamo, in che tempo stiamo. Prendi per esempio, cioè, noi in questo momento ci troviamo disorientati, è un'epoca molto disorientata, anche un'epoca molto violenta, anche un'epoca in Europa per esempio c'è una guerra, c'è stato il Covid, c'è stata, come dire, ci sono state diverse crisi economiche che ci hanno sballottati da una parte e dall'altra, quindi viviamo in un'epoca di grande incertezza, però viviamo anche in un'epoca di grande cambiamento. Io ho l'impressione che una parte del nostro smarrimento derivi dal fatto che noi, per tutta una serie di cose nuove davanti a cui siamo davanti, abbiamo dei nomi vecchi. Cioè, noi continuiamo a leggere il XXI secolo con le lenti del XX secolo. Gli scrittori, invece, per esempio il caso di Cartaresco è abbastanza emblematico, ci aiutano a chiamare ciò che è nuovo con il nome che davvero lo rappresenta. Faccio un esempio, per capirci meglio. All'inizio del XX secolo, noi vivevamo già in una realtà molto meno lineare rispetto a quella del XIX secolo. Però sono stati gli artisti che, insomma, come Picasso, no, il cubismo, o i modernisti come Joyce, come Eliot, come Faulkner, che hanno, come dire, rappresentato per la prima volta il presente così come davvero era. Noi quindi gli scrittori ci servono in questo momento per farci capire davvero in che epoca viviamo, per dare appunto i nomi alle cose. E i nomi delle cose cambiano in continuazione.